libro che affronta diverse tematiche e le affronta nelle note più intime del nostro cuore. È così che l'avvocata e giornalista Gabriella Tiralongo presenta la prima fatica letteraria di Iano Campisi davanti ad un folto auditorio nella sala Frate Antonio del Palazzo Comunale di Avola. Iano Campisi riesce a trasmettere importanti emozioni a prescindere dall'età di chi legge, continua ancora la Tiralongo, passando poi la parola all'autore. Ho scelto di parlare d'amore, un'impresa ardua, esordisce. Il protagonista ha tante esperienze, è abituato a conquistare, è abituato alla superficialità, ma non riesce a trovare il senso dell'amore. Qualcosa di nuovo succede incontrando Marilisa. Ed è tutto qui il senso del romanzo, l'eterna insoddisfazione dell'essere umano che lo spinge a fare scoperte sempre nuove, un essere umano che si sente imbrigliato negli stereotipi di tutti i giorni, la famiglia, il lavoro e le convenzioni sociali che inducono i protagonisti a uscire fuori, a liberarsi da quelle convenzioni, a ritrovare il proprio daimon. È in questo instabile tentativo di equilibrio che si inserisce il libro In volo, una storia profonda e intensa, fatta di grandi dubbi, di ricerche interiori e di sofferte maturazioni verso una consapevolezza più grande del proprio essere. Siamo con Iano Campisi, la prima sua fatica letteraria, con libro In volo, un libro che potremmo definire filosofico. Beh, insomma, è un pochino esagerato, in ogni caso è un libro introspettivo sicuramente, perché a prima vista può sembrare un qualcosa che parla solo di un aspetto di esperienze anche abbastanza superficiali del protagonista, ma in effetti, appunto, come dicevo, è qualcosa che ha a che fare con la ricerca del sé del protagonista, del sé proprio in senso intimistico e del sé nei confronti degli altri, proprio la ricerca del senso della vita. Ecco, quindi lei affronta comunque in questo libro degli argomenti molto importanti, appunto come diceva lei, introspettivi, l'amore, e poi lei parlava di questo daimon, no? Un concetto antico dell'antica Grecia. Sì, in effetti sì, il concetto, cioè, ho preferito parlare il protagonista di un argomento che è l'amore, che già di per sé è un argomento abbastanza difficile da affrontare, anche perché è complesso proprio nella sua essenza. E mi sono accorto in ogni caso che, leggendo un po', sfogliando, diciamo, le pagine di internet, ormai ci siamo abituati un po' tutti, sono arrivato alla scoperta di questa concezione dell'essenza dell'individuo che già gli antichi greci, ma anche altre popolazioni anticamente, facevano risalire a questa voglia di navigare nel mondo per cercare di capire la propria essenza. Questo daimon mi ha accompagnato molto nella scrittura di questo testo. Il protagonista è, diciamo, un uomo che potremmo definire di tutti i giorni, ecco, è un personaggio che ama la spensieratezza, le esperienze, eccetera, che però poi si scopre quasi impotente di fronte a questa infinitezza dell'amore. Quindi potremmo, ecco, definire il personaggio una metafora di quello che siamo noi nella vita di tutti i giorni. Certamente sì, in effetti il protagonista è una persona che possiamo far risalire a una persona qualunque tutti i giorni, che è inserita nel contesto della società attuale, con i suoi problemi, con le sue anche limitazioni, con quello che è la sua vita nelle convenzioni sociali in cui è costretto a vivere ciascuno di noi, però ha questa esigenza, diciamo, di uscire fuori, di trovare appunto qualcosa che lo renda un pochino più soddisfatto di questa vita, che in un certo senso non lo soddisfa, e quindi questa continua esperienza a cui lui va incontro lo realizzano e lo soddisfano solo in una maniera abbastanza ristretta e per brevissimo tempo. Dopodiché subentra di nuovo questa ulteriore ricerca, perché subentra l'insoddisfazione per quello che non è riuscito a realizzare. Senta, ma pensa di scrivere altri libri dopo questa prima esperienza? Mi dicono che non si dovrebbe dire, ma ne ho fatto già un altro nel frattempo, quindi spero che sia migliore. Di questo già non sono mai contento di quello che faccio, cerco sempre di migliorarmi. Se ci riesco sarei eccezionale. Bisogno d'amore, di comprensione, d'affetto. Scacciamo sempre questi pensieri.
sarebbe stato come un atto di debolezza, il riconoscimento della mia incompletezza. Non potevo ammettere di avere bisogno di una donna a cui assegnare un senso compiuto alla mia vita e con la quale condividere sesso e spiritualità.